schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi ripropongo una vecchia serie che c'era anche sul vecchio canale e avevo appena ricominciato a farla su questo canale, però poi l'avevo sospesa ragazzi. I colori ragazzi, sì, diciamo che vi proporrò dei colori che non si trovano allo Santos Custom, come questo che state vedendo. Questo è un arancione fluo molto molto particolare ragazzi, è abbastanza acceso a seconda dei vari giochi di luce, questo colore prende una tonalità differente. Insomma, questo colore ragazzi lo potrete mettere tramite la vostra pagina della crew, immettendo il codice esadecimale che adesso scorrerà in alto a destra sull'angolino. Insomma ragazzi, una volta inserito questo codice basterà salvare la vostra crew ragazzi e avrete il vostro colore. Come state vedendo, FF2400 è il colore di questa settimana, è un colore molto molto particolare perché, come vi ho già detto, a seconda dell'ombra e della luce assume una tonalità abbastanza particolare ragazzi. Quindi è molto bello se volete fare qualche veicolo particolare, magari, non so, avete una Lamborghini da fare, una Lamborghini per capirci, una Pegassi da fare con un colore un po' particolare, ecco, questo è il colore giusto ragazzi. Per le tigri di Roma questo colore rimarrà in crew per una settimana, quindi tutte le tigri che mi seguono mettano questo colore nel tempo previsto, perché la prossima settimana cambierò il colore ragazzi, quindi ci sarà un colore nuovo, speriamo altrettanto bello, e via dicendo. Insomma ragazzi, questa serie volevo riprenderla perché comunque ci sono molti molti colori bellissimi da mettere nelle varie crew, a parte il solito verde menta, che sì, vi porterò anche il verde menta, però insomma ci sono veramente colori molto belli da mettere. E questo colore ha anche una particolarità ragazzi, a parte il discorso di ombra e luci che vi faccio rivedere, come state vedendo qui siamo sotto un posto buio, vedete com'è acceso questo colore ragazzi, e se ci spostiamo un po' più verso la luce abbiamo questo effetto. A parte questo discorso che vi sto facendo io dell'ombra e luci, se andate allo Santos Custom e mettete un perlescente ragazzi, mettete un perlescente all'auto, l'auto acquisterà ancora più brillantezza, un colore totalmente diverso come state vedendo, a seconda del perlescente che voi mettiate. Ci sta per esempio bene il bianco, ci sta bianco panna, bianco ghiaccio, bianco neve, insomma ci stanno bene i bianchi, ci sta bene anche il giallo, ci stanno bene svariati tipi di colore, quindi il colore è abbastanza unico secondo me nel suo genere, anche perché come ho già detto non c'è allo Santos Custom, ma quindi ragazzi per metterlo dovete usare solo il codice esadecimale nella vostra crew. Detto questo ragazzi, spero che questo colore vi piaccia, spero che siate rimasti affascinati da questo colore. Lascio un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.